Io sono uscito da questa esperienza di oratorio, chiamiamola così, quando sono arrivato al liceo e quando era la fine degli anni 60 e c'era il movimento studentesco, c'era queste cose. E c'era un gran discutere molto diverso da adesso. C'era un clima in cui l'attenzione per gli altri, per cosa succedeva, l'attenzione anche filtrata magari dalle categorie della politica, però l'attenzione per quello che succedeva intorno, per la società, per gli altri, era una cosa vissuta molto intensamente. E che si traduceva in quegli anni lì, magari appunto nell'entrare nel movimento studentesco, nell'impegno politico a sinistra. E io ricordo questa cosa. A un certo punto c'era un gruppo di giovani cattolici nella chiesa dove andavo che aveva deciso di staccarsi dalla chiesa, di riunirsi in uno scantinato, proprio perché arrivava l'onda di questi fermenti che c'erano nella società. E ricordo un manifesto che c'era in questo scantinato, era fatto a mano. E c'era una testa di un uomo, come un cranio nudo aperto, con delle finestrelle in cui comparivano delle cose. Compariva per esempio una mazzetta di banconote, compariva il pallone o l'immagine di uno stadio con la gente che andava a vedere la partita. C'era un'automobile di quelle di lusso con tutti dei foglietti disegnati anche ingenuamente, si capivano che erano le rate. C'era la lavatrice, il frigorifero, i simboli del benessere. E questa cosa me lo ricordo adesso come se ce l'avessi davanti, perché dentro, idealmente, in quel cervello ci vedevo anche la Chiesa. Cioè, tante cose che definiscono e costruiscono un'immagine di un uomo apparentemente per bene, ma che in una società, voglio dire, che è per certi versi uno schiavo, una persona che ha perso la libertà anche di chiedersi chi è l'altro che vive vicino a lui, di accorgersi che in questo mondo c'è la gente che muore di fame o ci sono gli emarginati, a Milano c'è gli immigrati che non avevano una casa, la gente che non ha lavoro, gli anziani che muoiono nelle soffitte dimenticati e cacciati dalle famiglie, o i vecchi barboni che escono dagli ospizi, dai dormitori pubblici a una certa ora, invadono il quartiere vicino dove stavo io, ce n'era tantissimo, era uno spettacolo che mi ha sempre colpito profondamente, vedere questi vecchietti che col loro sacchettino alla sera alle 6 uscivano, sciamavano per il quartiere e si avvicinavano verso il dormitorio dove avrebbero passato la notte lì. Oppure i tossicomani o la gente, anche la gente appunto incarcerato, quello che esce dal carcere ed è segnato a dito. Tutte queste cose le vedevo succedere intorno a me, mentre io, stando a quello che voleva la mia famiglia, avrei dovuto, mio padre lavorava in una banca, per cui diceva vabbè, tu studia, poi dopo vieni anche te, prendi il mio posto, vieni a lavorare in banca, poi fai militare, fai queste cose, poi ti sposi e c'hai la macchina, c'hai i mobili nuovi. E vivevo in una casa dove tutti gli impiegati di banca che vivevano di queste cose qua, per cui ogni anno ti devi fare il salotto nuovo, guardi la macchina che si è comprato l'altro. Una vita veramente, a me pareva veramente da non valer la pena di viverla, una vita così. E allora anche questo tipo di attenzione, forse io mi era nata proprio in chiesa, a dire il vero, cioè a pensare a questa cosa, che il mondo, c'è un sacco di gente che sta male e che io devo sentirmi interessato a queste persone. Allora ho fatto un'altra scelta radicalmente diversa da quella della chiesa, che per me era diventato il posto delle persone per bene che andavano in chiesa tutte le domeniche, accendevano la candelina, facevano queste cose e poi sul lavoro, in famiglia, nella maniera di comportarsi, nella maniera di vivere tutti i giorni, erano dei lupi che vivevano in questo mondo. Forse sono rimasto sconvolto nell'ambiente bancario, ma è un mondo di lupi dove ognuno
per la carriera schiaccia quello che gli sta di fianco, dove arriva a 70 anni in pensione che schiatta di mal di fegato, di malattie di questo tipo, dove la sua vita è rimasta vuota, e la ripropone ai suoi figli in una catena senza senso. Allora questa cosa qua per me era diventata proprio la molla per invece cercare questa cosa che invece sentivo dentro, non so come dire, ma di stare dalla parte di chi invece era tagliato fuori da tutto questo, e ho creduto di trovare una soluzione di questa in un discorso rivoluzionario e di portarlo alle estreme conseguenze anche, perché se uno crede in una cosa, quello che importa è il valore delle cose in cui crede, lo dimostra nel fatto di portarle fino in fondo. E quindi, vabbè, potete immaginare, per cui ho fatto la lotta armata, sono stato arrestato, sono finito in carcere.